Dalla rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Fasobo. Diversa. Salve a tutti, oggi tratteremo un tema abbastanza inquietante, il virus dell'HIV. Non esiste e non è la causa dell'AIDS. Il virus dell'HIV non esiste e nessuno lo ha mai fotografato. Contrariamente a quanto si crede che l'HIV esiste e causa l'AIDS, non esiste al mondo nessun articolo scientifico che dimostri l'isolamento e la purificazione del presunto retrovirus dell'HIV dal sangue di un essere umano tramite ultracentrifugazione per gradiente di saccareosio e fotografia al microscopio elettronico. Questo è quanto è stato affermato da scienziati di fama mondiale, come il premio Nobel alla chimica Kerry Mullis, inventore della PCR, un metodo di biologia molecolare utile per amplificare e creare copie multiple di DNA, e dal dottor Peter Duesberg, che è stato uno dei primi scienziati ad aver isolato un oncogene, gene del cancro. Il 23 aprile del 1984, in una conferenza stampa, il dottor Robert Gallo, con l'allora segretaria del Ministero della Salute statunitense, Margaret Heckler, disse che la causa dell'AIDS era stata individuata e che fosse un virus chiamato HTLV-3, oggi chiamato HIV. Il dottor Gallo disse che avrebbe inventato un vaccino per l'AIDS. Ma nonostante siano passati moltissimi anni, milioni di persone morte e dopo tantissimo denaro guadagnato per la ricerca del presunto vaccino, non si è visto neppure l'ombra. Subito dopo fu brevettato un test dell'HIV, che inizialmente creava moltissime diagnosi di falsa positività. Bastava essere anziani, avere un'influenza o altro per risultare positivi a quel test, che tuttora, dopo tantissimi anni, ancora segnala un altissimo numero di falsi positivi. L'unica ragione per il quale questi test ancora esistono è la teoria che l'HIV causa l'AIDS continua ad essere appoggiata dai governi e dalle lobby farmaceutiche e economica. Come dice sempre Mullis, non accade mai nella scienza che da un giorno all'altro si scopre un virus letale che non dà scampo. Senza aver fatto nessuna ricerca scientifica, si dichiara subito come la peste del XX secolo, e se questo accade c'è solo una ragione, ed è economica. Ormai sono morte troppe persone e ci sarebbero troppe cose da spiegare. Per questo i governi stanno cercando di mettere a tacere questa storia piano piano con il tempo. L'unica immagine che abbiamo del virus dell'HIV è una simulazione fatta al computer, e il dottor Gallo ha falsificato le bozze del suo articolo su Science, in cui il suo collega, dottor Gonda, diceva chiaramente: malgrado intensi sforzi nella ricerca, l'agente causale dell'AIDS non è ancora stato identificato. Gallo ha cancellato tale frase e ha fatto pubblicare gli articoli. È stato processato e condannato per frode scientifica e sbattuto fuori dal NI. Le culture cellulari usate da Gallo nel 1983, a cui seguì la pubblicazione su Science dell'articolo annuncio della scoperta del virus dell'HIV, erano mescolate a linfociti provenienti dal sangue di cordone ombelicale, tessuto riconosciuto da tempo per la sua ricchezza in retrovirus umani. Tale articolo comprende dunque gravi errori metodologici. Nel 2008, 37 scienziati inviarono una lettera a Science, chiedendo che l'articolo del 1984 di Gallo venisse immediatamente ritirato, poiché le prove di come fosse stato volutamente contraffatto erano tali da renderlo inaccettabile dal punto di vista scientifico e morale. Tale lettera è ancora in attesa di risposta. Inoltre, vorrei sapere da quando una scoperta scientifica si rende pubblica con una conferenza stampa senza aver prima pubblicato su riviste scientifiche. Finisco con il dire che siamo di fronte alla più grande menzogna del XX secolo. Le persone muoiono di droga, di nutrizione e scarse condizioni igieniche, che sono la causa di varie malattie definite malattie opportunistiche da AIDS correlate, e con i farmaci antiretrovirali che le stesse case farmaceutiche forniscono, che hanno come effetto collaterale la morte del nostro sistema immunitario. Ci sentiamo alla prossima puntata da Giorgio Iachella. Grazie a tutti.